Allora, il presepe è nato nel 2001 e, da un gruppo, diciamo, dall'amministrazione comunale e dal parroco dell'ora, Don Giuseppe Fiorenza, e siamo giunti alla 18ª edizione. 18 edizioni che non sono state mai uguali come scenografia tra di loro, e sono delle scenografie che in anno vengono rinnovate grazie allo scenografo Tiziano Fario, che ci dà una grossa mano e riesce, diciamo, ad allestire questo piccolo borgo all'interno del centro storico, e si rivive nelle festività natalizia una atmosfera diversa, vedendo migliaia di visitatori che invadono il nostro piccolo paese, ed è motivo di orgoglio e di soddisfazione per l'amministrazione comunale di Panettieri. Quest'anno, diciamo, la scenografia è stata rinnovata e attira l'attenzione di tutti i visitatori che si complimentano con l'operato dell'amministrazione comunale, della locale Proloco, e dei volontari che ci aiutano ad allestire all'interno del centro storico tutte le postazioni, in modo tale da dare un tocco diverso di anno in anno. E siamo giunti, diciamo, a tre rappresentazioni quest'anno. Ci sono stati quasi 3.000 paganti, quindi si può dire che con i bambini che non pagano si è arrivati a quasi 5.000 visitatori. E siamo presenti con 120 personaggi. Poi c'è la partecipazione straordinaria alla seconda edizione dell'attore calabrese Gigi Miseferi, dove sta prendendo parte anche ad una trasmissione di Canale 5 condotta dalla Hunziker e da J-Ax. Poi c'è la partecipazione della nostra artista Melania Fiore, che è nata a Panettieri e calabrese pure lei. E poi c'è anche la partecipazione di Vasilica, che è la seconda edizione che partecipa al presepe vivente di Panettieri.